Buongiorno a tutti, benvenuti alla mia nuova rubrica che purtroppo non possiede ancora un nome, quindi chi ha un'idea di qualsivoglia natura può postarla qua sotto. Questa rubrica vuole prendere in esame alcune canzoni che per me hanno un significato particolarmente importante e ovviamente le esamineremo a seconda di quelle che sto ascoltando nel periodo o di quelle che hanno segnato alcuni cambiamenti, alcune svolte nella mia vita. Non intendo concentrarmi sull'aspetto prettamente musicale o sulla storia dell'artista, quanto invece sul messaggio che la canzone vuole trasmettere. Oggi prenderemo in esame una canzone che si chiama Devil dei Papa Roach, che è contenuta nel loro ultimo album e che ho scoperto ovviamente solo di recente. Devil letteralmente significa diavolo, ma io lo considererei più come una sorta di demone, proprio per il contenuto di questa canzone. La canzone parla di un nemico invisibile, di qualcosa che si annida sotto pelle o comunque che si annida nelle parti più recondite dell'anima ed è qualcosa che un po' tutti noi abbiamo, ovvero quella parte di noi che è corrotta dal passato, dal presente, da alcuni avvenimenti che sono accaduti o da alcuni blocchi che noi possediamo ed è una parte che è limitante per molte ragioni. Questo demone, o bestia, o comunque lo vogliamo chiamare, non solo appunto è limitante, ma può anche condizionare molti aspetti della nostra vita. Possiamo accorgercene come possiamo non accorgercene, però in qualche modo le nostre azioni vengono limitate dalla presenza di questo. Il pericolo maggiore è quando non ci rendiamo conto che questi aspetti condizionano pesantemente le nostre vite e ci impediscono di essere noi stessi o di prendere delle decisioni in accordo con quello che siamo davvero. Allora la domanda è: che cos'è questo devil? Che cos'è questo demone? Può essere un'infinità di cose, ovviamente dipende dalla persona in questione. Può essere il passato dal quale non riusciamo a staccarci, che ci portiamo ancora dietro, come può essere magari un ricordo particolarmente doloroso che purtroppo condiziona ancora i nostri giorni. Per esempio, se noi abbiamo perso un amico o un'amica in un modo particolarmente brusco, questo potrebbe ripercuotersi e avere delle conseguenze sul presente, perché magari noi concediamo meno fiducia alle persone, oppure tendiamo a pensare che le persone siano tutte uguali e che tutte finiranno per comportarsi in quel modo. Pure ancora può essere un momento di rabbia che si è avuto in passato, un momento di grande frustrazione che ci porta a comportarci nello stesso modo con le persone che fanno parte del nostro presente. Per esempio, se io in passato ho coltivato rabbia perché non avevo possibilità di fare una cosa e vedo una persona nel presente che invece l'ha potuta fare, che non ha avuto nessun problema nel raggiungerla, io potrei provare rabbia e magari far crescere delle emozioni negative che non hanno senso di esistere. Un altro esempio che mi viene in mente sono i torti fatti e subiti con gli altri, quindi per esempio se delle persone ci hanno fatto dei torti lavorativamente oppure dal punto di vista delle amicizie e quant'altro, noi potremmo essere portati o a voler fare lo stesso oppure a non comportarci come vorremmo comportarci per una sorta di desiderio di vendetta. Altri demoni che si possono annidare dentro di noi riguardano noi stessi. Cosa intendo dire? Intendo dire che molte volte quando in passato ci siamo trascurati o abbiamo ignorato quello che sentivamo davvero dentro in virtù di quello che magari ci dicevano di pensare gli altri, abbiamo fatto in modo che questi demoni crescessero e questi demoni ci hanno impedito in qualche misura di essere quello che vogliamo essere. Se io per esempio in passato avessi ascoltato le voci che mi dicevano: no, guarda, tu non devi ascoltare la musica che ti piace, devi ascoltare quella che noi ti diciamo di ascoltare, vedete video qua sopra, probabilmente a quel punto io avrei smesso di inseguire quello che mi piaceva e inseguire le mie passioni e avrei preso una strada che non era la mia. Oppure se avessi ascoltato le persone che volevano scoraggiarmi durante le mie scelte o le persone che magari hanno cercato di sabotare anche i miei piani o che hanno cercato di sabotarmi emotivamente, probabilmente a quel punto avrei sviluppato dei demoni che mi avrebbero impedito sia di affidarmi a qualcun altro sia di vivere una vita appieno. La domanda ora è: qual era il mio demone? Perché questa canzone mi ha colpito così tanto? Ebbene, questa canzone mi ha colpito così tanto perché riguarda un aspetto mio che mi ha condizionato per tanti anni.
avendo avuto la vita che ho avuto, avendo subito le delusioni che ho avuto, ho vissuto un mondo abbastanza schietto, abbastanza terra-terra, neutrale, direi quasi un po' freddo, ecco. Questo mondo non era per me, nel senso che io non riuscivo a farne parte in nessun modo, non riuscivo ad adattarmi perché ero una persona diversa dalle altre e di conseguenza o si rimane in un mondo che noi consideriamo limitante e non giusto per noi, oppure si decide di andare avanti e di cercare un'alternativa. E questo è quello che io ho fatto, ho cercato un'alternativa. Cercare un'alternativa ad una realtà conosciuta e a tutte le cose che noi conosciamo e sappiamo che sono lì è sicuramente una cosa molto difficile. Staccarsi, diciamo, dagli schemi preconcetti della realtà non è un procedimento semplice e soprattutto richiede notevoli sforzi. Per esempio, una delle cose che io ho imparato quest'anno è che dietro un comportamento umano si nascondono migliaia di ragioni possibili. Quindi una persona non è cattiva e basta perché è cattiva, si sveglia un giorno e decide di esserlo. No, una persona è cattiva perché ha milioni di motivi per esserlo. Può essere una delusione che ha assimilato male e che quindi ha fatto crescere un demone dentro di lei, può essere che abbia delle insicurezze molto profonde. Possono esserci migliaia di ragioni e non per questo io devo considerare quella persona come cattiva. Il mondo, così come adesso, porta a fare delle distinzioni molto nette, quindi una persona è cattiva, finito. E io non la potrò mai pensare così. Di conseguenza, quello che sta accadendo in me e quello che ha generato la scissione tra il devil e la parte migliore di me è proprio questo, cercare di restare fedele a quelle che sono le cose in cui credo. Quindi se io credo a questa molteplicità, probabilmente perché è quella che mi ha dato più riscontri positivi fino ad adesso e non potrei mai credere a una persona che arriva e mi dice no, le persone o sono buone o sono cattive, le persone o cambiano o non cambiano, non potrei mai farlo. Inoltre, distaccarsi dal mondo che si conosce può fare paura. Se noi cresciamo in una sfera sociale impostata in un certo modo, quando poi cerchiamo di avere un'idea divergente da questa, molto spesso viene ostacolata. Quindi in qualche modo ho pensato che andare là fuori e parlare liberamente delle cose in cui credo e che mi hanno cambiato profondamente potesse trovare particolare attrito. Insomma, la mia paura e il mio devole è di iniziare ad insegnare e a diffondere tutto quello che ho imparato quest'anno. Specie perché le persone molto spesso, anche nel mio piccolo, non sono in grado di ascoltare o non hanno voglia di aprirsi a qualcosa di nuovo. Qual è il punto e il messaggio di questa canzone? È che vivere con un demone, di qualsivoglia natura esso sia, è limitante nonché lesivo, perché comunque ci impedisce di essere quello che potenzialmente noi vogliamo e potremmo essere. Agire comportandoci in un certo modo per colpa di un demone, quindi per colpa di quello che abbiamo accumulato nel passato, nel presente o quant'altro, ci impedisce di brillare per la luce che potremmo brillare e ci costringe in qualche modo anche a ripercorrere gli stessi errori. Se io sono una persona che in passato ha subito una delusione di amicizia e continuassi a pensare che le persone continueranno a tradirmi, in quel caso mi perderei non solo delle grandi amicizie, ma anche la possibilità di essere nuovamente felice, perché diciamo, cioè, le persone non sono tutte cattive, è questo che ci tengo a far capire agli altri. La canzone, per entrare un filino nei dettagli, fa riferimento in particolare ad una fiamma. Una fiamma che, pur sapendo che brucia, è comunque fonte di attrazione costante. Quindi noi, sapendo che è un comportamento che ci fa male, nonostante tutto andiamo lì e ci bruciamo ogni volta. Di conseguenza, o questa fiamma viene spenta, oppure noi continueremo a essere in qualche modo infelici. Inoltre il cantante imposta questa canzone come se fosse un vero e proprio dialogo tra lui e lo specchio, quindi con se stesso, e infatti ad un certo punto dice che il demone in me sei tu. E questo è esplicativo di tutto il discorso che ho fatto fino ad adesso, perché le uniche persone che hanno potere di controllare questo demone e decidere di essere loro stesse siamo noi. Un errore molto comune è pensare che avere un demone dentro non sia poi così importante e che possiamo tenerlo sotto controllo e gestirlo, ma vi posso dire che personalmente non è così, perché avere un demone dentro, di qualsivoglia natura esso sia, è limitante sotto moltissimi aspetti. Per esempio, c'è stato un periodo della mia vita in cui io pensavo di non valere niente, di essere insignificante, che tutti gli altri fossero migliori di me, e questo cosa mi ha portato a fare? Mi ha portato a essere
insicura, essere totalmente incapace di aprirmi, totalmente incapace di affidarmi a un'altra persona, come ho detto poco fa, e ovviamente non è che ignorando questo aspetto di me in qualche modo se ne sarebbe potuto andare, no, il problema è che i demoni crescono, se non vengono estirpati alla radice, l'unico possibile risvolto è che questi crescano fino in qualche modo a controllarci. La canzone inoltre a un certo punto dice che ne ho avuto abbastanza di te, mi hai raccontato un sacco di bugie e mi hai fatto credere nelle cose sbagliate, portandomi via un sacco di esperienze che io avrei potuto fare, ed è esattamente quello che è successo a me in passato e che voglio evitare che accada in futuro. Ora voglio girare la domanda a voi: avete un demone dentro? Sapreste chiedervi cos'è quella cosa che mi influenza a tal punto da impedirmi di essere quello che posso essere e che so di voler essere? Commentate qua sotto, anche se il mio pubblico purtroppo è ancora un po' esiguo, però fa niente, mi sentivo di fare questo video e l'ho fatto. Grazie per avermi ascoltato e see you soon! I don't wanna finish what we started, never should have let you in. You thought I was an easy target. No, no, you are who the devil is. You can try and take my salvation. You can try and take everything. I'm not a slave to your temptation. 'Cause I know you are who the devil is. E ancora una volta passa l'H91. Ciao H91, buongiorno signore. Spero che la sua giornata lavorativa sarà molto bella, soprattutto dopo avermi visto. Sia bene, si diverta, tante care cose.